e col multiplayer sfido il mondo. Quando parli di tecnologia, sei già da Euronics. Euronics, questo è il regno della tecnologia. Euronics Gruppo Tufano. Voi ci sentite e noi ci sentiamo. Francesco, ci sono in campo. Vediamo appena riceve la palla. Ma quello Reina, finché palleggia non c'è problema, e quando deve parare, insomma, che comincia a esserci qualche difficoltà. Giannicelli, non bestemmiare! Io, ragazzi, i calciatori sono arrivati, Tu ci sei l'amico, l'amico di Reina. Devo dire che col controllo d'acqua se la cava bene, insomma, se la cava bene. Reina è qui. Ecco, ovviamente Reina è qui. Ci sono in campo. Questa luce è decisa a stare. Questo è un profilo a beneficio della stampa, fanno poco e nulla, quindi non quando poi si fa sul serio si lavora e si lavora nella maniera migliore. Dov'è? E intanto c'è il Signe che sta palleggiando accanto a Reina, ha fatto 20-25 palleggi consecutivi, io devo dire la cosa più facile del mondo per uno come lui, evidentemente questa concentrazione è assolutamente realistica. Dove sta Maxino? Eccolo. Sì, tra il Signe e Reina, sì, a fianco. E Amsic che se la rilancia. Adesso fanno un po' di corretto, da quello che è il capitano. No, ma devo dire il capitano è un campione. Sinceramente, la vita dovrebbe stare più o meno in modo di
dove vanno in campo a paletti che costano svariati 5 milioni di euro e che peraltro hanno anche un peso nei bilanci di squadra e di una società che non si possono, voglio dire, affidare all'Italia di un po' di bolso. Sarebbe come, dice la tremenda Alberto, come se la Formula 1, per esempio, se gli commesse una squadra con le giunte, non si sta a Napoli, ne sappiamo qualcosa, se lì a Roma ne sai ancora più di noi probabilmente, è come se facessi contro del quindi forza magari potrebbe esserci un turno. Stiamo facendo la gara. Oh, intanto Koulibaly gigantesco, Koulibaly è proprio gigantesco. Sì, perfettamente. Però come complessione fisica. Sì, okay. No, stavo facendo delle prove. Olaro, ecco. No, no, lo vedo, e sì, dovreste, se su quello Sì, Francesco, posso, vabbè, darti delle indicazioni di tipo, come dire, sensazioni che, del clima di assoluta distensione che c'è tra i ragazzi, insomma, si stanno divertendo sostanzialmente, non è che stiamo assistendo, spesso l'hai detto, così come in passato, non a particolare evoluzione tecnico-tattica, ma di fatto a un gioco. E, però quello che colpisce, insomma, è, come neanche in altre circostanze, è l'assoluta, insomma, l'assoluta rilassatezza e la voglia di divertirsi che vince anche da questi dettagli, insomma, ecco, il Napoli è una squadra che quello che trasmette in campo lo trasmette anche qui adesso in questo momento mentre per Torelli, insomma, quindi non siamo particolarmente distanti, però è chiaro, insomma, considerando la quantità di colleghi presente non potevamo sperare di poterci avvicinare maggiormente. Vabbè.
ciao. Sì. Fanno troppi 15 minuti. No, vabbè, il clima, ti ripeto, il clima è in linea con quello che è il momento del Napoli, insomma, quindi è assolutamente positivo. Questo momento particolarmente vivaci, Reina, Mertens, insomma, come al solito, che fa un po' da marcatore. Ritornando un po' alla conferenza stampa, a questo lungo prepartito, insomma, Sarri ha messo un po' in guardia da non sottovalutare gli avversari, tirando un po' i luoghi comuni che circolano intorno ad alcune squadre, come ad esempio quando si affronti l'Ajax, sembrerebbe sempre una sfida difficile perché è una squadra da grande tradizione, quando invece si affronta il Feyenoord sembrerebbe una gara più abbordabile, il Feyenoord ha una tradizione, attenzione, apparentemente inferiore a quella dell'Ajax, perché comunque il Feyenoord ha vinto trofei internazionali importanti, se non erro anche una Coppa dei Campioni e ha disputato diverse finali, sicuramente in un periodo calcistico molto distante da quello attuale, però è comunque un avversario che va tenuto in grande considerazione. Una cosa che mi ha colpito del conferenza stampa Sarri è che due volte ha citato erroracci del portiere, sia nell'analisi della partita di ieri l'altro in cui Feyenoord ha perso per un errore del proprio portiere al 91esimo, sia per la gara di Champions in cui dopo 3 minuti il portiere del Feyenoord, insomma, ha commesso un errore gravissimo che poi ha schienato la strada alla vittoria del Manchester City. Quindi potrebbe essere un segnale di come il Napoli voglia sollecitare, magari con molte conclusioni dalla distanza, comunque a giro l'insigne di Callejon, piuttosto che di mettersi il portiere che Sarri potrebbe aver individuato come uno degli anelli deboli degli olandesi. Intanto Francesco, una cosa straordinaria, mi pare Goulam ha calciato la palla da una trentina di metri di distanza a rientrare il ministro e ha ficcato la palla in un capanno di legno, un capanno per gli attrezzi, quindi sì, un po' sullo stile del cross di sabato a Ferrara, insomma, di prima, ha piazzato in una porticina dell'ampiezza di un metro e mezzo, probabilmente anche meno, ad una distanza di 25 metri al giorno. Eccoli qua, sì, assolutamente. C'è il preparatore portierinista, sì, adesso in questo momento tra i pali si sta avvicinando, sembra Reina, sì, Reina si sta mettendo i guanti, insomma a breve saranno sollecitati. C'è Rafael che fa una leggera sgambatura di riscaldamento e Sepe che va verso il centro del campo. Quindi il probabile consueto allenamento dei portieri con le confusioni di vista e le parate degli estremi difensori azzurri. Adesso tra i pali va Sepe, no, anzi, stanno continuo riscaldamento, quindi penso che a breve. Sì, no, però è una, sì, almeno quella è una bellissima giornata, insomma, una temperatura molto gradevole, un leggero venticello, insomma, almeno questo è molto positivo. Il terreno è vicinissimo a noi, adesso, pochi metri da noi, quindi stanno facendo riscaldamento, come potete vedere, credo che a breve può iniziare. Io volevo mostrarvi soltanto l'assembramento, insomma, di colleghi che ci ha bordovato, giusto per darvi una panoramica. Eccoci qua. C'è anche qualche collega olandese, quindi. Sì, eccoci. Sì, vi stavo per dire. No, io lo grazie. Sì. Ci chiuderanno nel capanno dove il Goulam ha calciato il spalle. Qualcuno appoggia.
No, no, Albiol lo vedo, è lì. È Chiri che esce davanti a lui, sì, forse non hanno partecipato al torrente. No, no, sono qui entrambi, eh. Listo, Francesco. Sì, Francesco, mi senti? Senti, no, Albiol e Chiri che sono proprio qui davanti a noi, insomma, tra l'altro uno dietro l'altro, stanno regolarmente facendo esercizi, insomma, mi sembrano, dai movimenti, mi sembra di capire che stiano bene, insomma, non credo ci siano problemi di sotto. È probabile per scelta non abbiano partecipato, in realtà non mi sembra abbiano particolari problemi, insomma, ecco, li vedo lì, infatti, insomma, adesso sono fermati come tutto il gruppo, però, stanno facendo. Francesco! Grazie! Francesco! Sì, Francesco, devo andare. Siamo su. Sì, è finito il tempo a disposizione. Insomma, volevo salutare prima di doverlo stoppare, prima che cali buio all'improvviso, insomma. E col multiplayer sfido il mondo. Quando parli di tecnologia, sei già da Euronics. Euronics, questo è il regno della tecnologia. Euronics Gruppo Tufano.